La domanda di trasferimento l'avevo fatta dopo la mia separazione da Claudia. Sì, ricordo. Prima volevate stabilirvi a Falkenthal, poi la tua ex ci ripensò. Già, e volevo andarmene lontano. Il trasferimento allora fu rifiutato. E poi mi sono innamorato di tua moglie. Ma perché non hai ritirato la domanda? Non ci ho più pensato, io credevo che non me l'avrebbero più concesso. E se dicessi semplicemente che ci hai ripensato? Cioè, non è così semplice. Ho provato di tutto, ma sono un pubblico ufficiale. E se restassi qui? Mi caccerebbero dalla polizia. Sarebbe insubordinazione. Porca miseria. Proprio adesso che cominciavamo a fare dei progetti. Devi dirlo a Silke, il più presto possibile. Certo, ma come faccio a dirglielo? Sì. Sì, è già molto buono. Ricalcherei un po' i contorni e sistemerei le rotondità. Ma nel complesso va più che bene. Scusate il disturbo. Nina, hai qui con te l'attrezzatura? Naturalmente. Molto bene, andiamo. Dove? Un lavoro fuori... Una ferrovia. L'ufficio marketing ha organizzato un servizio fotografico e mi ha chiesto di occuparmene. Ah, non se ne interessa a Ben di queste cose? Preferisci andarci con Ben? No, però io... Quello può aspettare, forza. Dobbiamo sbrigarci. Ah, ok. Torno al massimo fra un'ora, ragazzi. Ciao. Direi almeno un paio. Secondo me l'arte contemporanea può dare nuovi impulsi al nostro design. Sì, l'idea non è affatto male. Prenda ad esempio un artista come Manfred Geisler. Conosce le sue opere? No, le vedo per la prima volta. Allora? Sì, sì, è ok. Secondo me dire è ok è riduttivo. Ah sì? Tu che cosa diresti? Secondo me i suoi disegni sono davvero geniali. Stasera si inaugura una mostra di Geisler alla Galleria Unmarked. Perché non viene a convincersi di persona delle qualità di questo artista? Credo che Mike sappia giudicare meglio di me se Geisler possa dare nuovi impulsi al nostro design. Ah, non c'è problema, se tu vuoi. Stupendo. Allora facciamo così. Scusate, ma ho un appuntamento. Ehi, perché non mi hai detto subito che volevi venire? Pensavo che lei... tu ci andassi con qualcuno e non era mia intenzione essere indiscreta. E io che pensavo di essere indiscreto invitandoti. Per fortuna abbiamo chiarito tutto. Ci vediamo stasera alle 8? Questa è una fattura e la mettiamo qui. Anche questa è una fattura. Ah, sei qui, ciao. Ho portato su tutto quello che avevi detto. Che aria soddisfatta. Hai appena concluso un buon contratto? Ho organizzato un incontro romantico. Ah, se non ci riesci tu, lo fai per gli altri. Sì. Chi è la coppia fortunata? Ron e Mike. Sì, una cosa innocente. Mike accompagna Ron all'inaugurazione di una mostra. Mike accompagna Ron? Sì. Perché, scusa? Ron Grasser. Sì, Ron. Qualcosa non va. Lui conosce l'artista. C'è qualche problema? Devo lavorare. Falkenthal Porcellane, sono Elsa Ritter. Cosa posso fare per lei? Sì, glielo passo subito. Sei sicuro che sia il posto giusto? Sì, tra poco incontreremo delle persone molto importanti. Tieni, intanto mettiti i pattini. Come dei pattini? Pensavo di dover scattare delle fotografie per una collezione di tazze per il vin brûlé. Beh, almeno è quello che mi hai raccontato. Sì, le farai pattinando. Sai, ci hanno mandato un paio di modelle. Dovrebbero arrivare tra un paio di minuti. Senti, Max, c'è qualcosa che non quadra. Sciocchezze. Non ci sarà una videocamera nascosta da qualche parte? Ma dai, mettiti i pattini adesso. Sì.
Vernissage? Questa sera? Stiamo di nuovo parlando, che bello. Sempre lo stesso trucco. Mostra d'autore con ricompensa. Gelosa? Che cosa vuoi da Mike? Non so di che cosa parli. Non la porteresti mai alla mostra senza un tornaconto. Sta a sentire, Elsa. Non voglio niente da Mike. Com'è stato con me quella volta? Se non mi credi, puoi venire anche tu questa sera alla galleria Unmarked. Vengo a prenderti. Non tirare troppo la corda. Mi piacerebbe tanto continuare a chiacchierare con te, ma devo fare una telefonata urgente a mia moglie. Le tue modelle si fanno aspettare, Max. Arriveranno, vedrai. Hai pensato che forse le foto potrebbero venire piuttosto mosse? Tu sei una brava pattinatrice. Ah, davvero? Quando mi hai visto pattinare l'ultima volta? Ricordo che 2 giorni dopo il nostro matrimonio andammo su un lago alpino ghiacciato. Sì, e più che pattinare, scivolammo sul sedere. Uno dei giorni più felici passati insieme. Non parliamo poi della notte. Max, non sarà che hai cercato solo una scusa per passare il pomeriggio con me? Ma no. Va bene. Allora parliamo del lavoro invece che del passato. E se le modelle non arrivano entro 2 minuti, me ne vado. Non essere così impaziente. Non te ne pentirai. Credo che la nostra modella più importante sia appena arrivata. La principessa del ghiaccio. Che cosa ci fai qui, dolcezza mia? Io pattino, e tu? Sì, anch'io. Perché non hai messo ancora i pattini? Che cosa ti avevo detto? Come ci sei arrivata fin qui da sola? Con lo zio Tobias e la zia Birgit. Perché? Dove sono? Ma tu guarda che combinazione. Ciao, Nina. Ehi. Buongiorno, signor Van Weyden. Abbiamo avuto la stessa idea, vero? Ah, sì. E io dovrei anche credervi. Forza, andiamo, sbrigatevi. Rimandiamo l'appuntamento alla prossima settimana. Ok, grazie. Salve. Già al lavoro? Non sono una paziente particolarmente brava e poi ho dovuto disdire tanti impegni. Si figuri che oggi dovevo essere a Montreal. Sta già molto meglio. I medici dicono che presto mi dimetteranno. Bene. Victoria si è fatta sentire? No, finora no. È molto confusa. Vedrà che si farà viva presto. Non ha niente da rimproverarsi, Hagen. Sappiamo tutte e due com'è Victoria. Non accetta imposizioni e controllarla è difficile. Sì, ma non voleva che accadesse. No, di sicuro no. Ma spesso è imprevedibile. Credevo di poter influire positivamente su di lei. Pensavo di recuperare il tempo perso in questi anni. Ma adesso so che Victoria non si può cambiare. E lo sa anche lei, Hagen. Per questo non possiamo abbandonarla a se stessa, giusto? Me lo sono detto anch'io. Ma forse è meglio per tutti che ognuno vada per la sua strada.
pensi quello che penso io? Io spero solo che arriveremo alla fine del pomeriggio senza cadute. Nina sembra piuttosto sorpresa. Credo che fosse lo scopo di questa iniziativa. Per quale motivo pensi che Max ci abbia telefonato e chiesto se andavamo a pattinare? Già, ci sono sorprese piacevoli e altre meno. Sì, ho la vaga impressione che Max rivolga la sua famiglia. Ma Nina vorrà tornare con Max. Ne hai parlato con lei? Deve decidere da sola, è abbastanza adulta, no? Su, andiamo. Approfittiamo dell'occasione. Beh, non sarà meglio aspettare qui? Hai sempre detto a Paola come sai volteggiare elegantemente sul ghiaccio. Mi sono certo espresso così. Ma in modo simile. In passato giocavo a hockey su ghiaccio. Bene, tanto meglio. Oh! Con questo tuo stile avrai certamente confuso il tuo avversario. Di solito stavo in porta. Rete! Hagen, da dove viene? Dall'ospedale, sono stato da Elena. Volevo andarci anch'io. Come sta? Meglio. Deve essere terribile quando la propria figlia... È stato un incidente. Le fa onore prendere le parti di sua moglie. Ma Victoria è pericolosa. Quando si deciderà a capirlo? Lasci a me giudicare la mia famiglia. L'incidente di Elena. L'incendio nel quale Max ha rischiato di perdere la vita. Quando toccherà a lei? Non tema, so badare a me stesso. Finché Victoria potrà continuare a fare i suoi giochetti, lei sarà sempre sull'orlo dell'abisso. Vuole davvero continuare a giocare? Annabelle, che cosa vuole ancora da me? Darle un buon consiglio. Se non vuole affondare, è meglio che si affidi a me. E adesso arriva una delle tipiche offerte di Annabelle. Se la desidera, lasci sola Victoria e pensi a lavorare per me. Non se ne pentirà. Ho cresciuto una figlia che non si fa nessuno scrupolo. Incendio doloso, lesioni personali. Comunque non ha preso da te. Non è facile quando una relazione è alla fine. Alle volte aiuta a sapere che c'è qualcuno che si prende cura di te e ti vuole bene. Cara, non crederai che te la faccia passare liscia? E che vorresti fare? Vendicarmi.